Allora, io sono un lavoratore di una ditta che lavora nelle biblioteche dell'università. Noi abbiamo già visto diminuire di molto il lavoro che l'università dava in esterno e quindi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle i tagli che ci sono stati. In più abbiamo visto con dispiacere questo cambio di regolamento che c'è stato all'inizio dell'anno e che secondo noi denota un impoverimento del servizio dopo 10 anni in cui sono state fatte politiche di miglioramento del servizio. Ora inspiegabilmente insieme a questi tagli viene anche cambiato completamente il servizio, il funzionamento del servizio, in un modo che secondo noi non risponde a quella che è la tecnica biblioteconomica. Oggi siamo qui per chiedere un senato accademico aperto, appunto perché vorremmo dall'università delle risposte sia sui tagli che anche sulle scelte tecniche che sono state fatte. Cioè, vorremmo che l'università ci dicesse quali sono gli obiettivi e che servizio si immagina dopo questo cambio di regolamento. Noi abbiamo già visto dei cambiamenti in peggio. Ai tagli del sistema centrale di Ateneo si stanno sommando tagli rilevantissimi delle facoltà e dei dipartimenti, che sta rendendo impossibile per le biblioteche anche proseguire il funzionamento ordinario. Non ci dimentichiamo inoltre che i tagli alle università crescono da qui al 2013 ogni anno. Quindi non ci sembra assolutamente che sia derogabile un senato accademico aperto che renda condivise delle scelte che appaiono non improntate a valori tecnici biblioteconomici. E oggi c'è il senato accademico, per questo siamo qua in presidio, proprio perché era stata protocollata una richiesta per un senato pubblico e straordinario, proprio per capire quale sarà il futuro delle biblioteche a fronte dei tagli. Quello che è successo di strano a parer nostro è che, nonostante ci fosse una richiesta protocollata, chi ha alzato la questione, chi ha tirato fuori la questione della richiesta è stato appunto il consigliere, il senatore degli studenti, e mentre invece non è stata fatta voce di questa richiesta da parte del rettore. Ancora una volta il rettore ha liquidato la richiesta dicendo che lui non concede senati pubblici e niente, appunto su questa risposta c'è un evidente altro segnale di chiusura totale in questa università, che oramai è diventato un posto governato da un sovrano che è il rettore e che si sente in dovere di non dare spiegazioni nemmeno su una richiesta su cui si sono in calce portate 1000 firme, di cui 200 soltanto tra docenti e tecnici amministrativi strutturati di questo Ateneo.